questo momento è esclusa questa ipotesi. Così il prefetto di Como sull'ipotesi di una tendopoli nei pressi del carcere del Bassone. La risposta è arrivata a margine della riunione odierna con un nutrito gruppo di sindaci del territorio e il presidente della provincia, Maria Rita Livio, sull'emergenza profughi. Una dichiarazione che replica le contestazioni mosse dalla Lega Nord sull'argomento. Il deputato canturino Nicola Molteni ha diffuso infatti una nota nella quale l'ipotesi, si legge testualmente, sarebbe ancora in piedi. Intanto l'incontro di questa mattina è stato l'occasione per tracciare un bilancio aggiornato dell'accoglienza sull'Ario. Abbiamo in provincia 800 profughi su 662.000 abitanti, quindi sono ancora, diciamo, una goccia nel mare. È importante che vengano, distribuiti sul territorio, evitando, dove possibile, tutte le volte che possibile, grandi concentrazioni numeriche. La situazione resta di emergenza. Con i sindaci si è cercato di capire se possano essere trovati altri locali per eventuali nuovi arrivi. È un'emergenza che va avanti e quindi vuol dire che noi dobbiamo avere la collaborazione di tutti. È difficile andare avanti in questa condizione se non c'è la condivisione, se non c'è il contributo. Per questo che è anche il senso di questa riunione. È un senso in cui ci si guarda dentro per vedere i problemi che si sono verificati o che si verificano, ma certamente anche quello della promozione della necessità della condivisione della problematica con tutti e anche naturalmente di una disponibilità da parte delle amministrazioni comunali a collaborare a vario titolo con diverse modalità a questa nostra attività. Infine il numero 1 di Villa Saporiti, ente che ha messo a disposizione gli spazi dell'ex caserma dei carabinieri di via Borgovico, decisione ampiamente contestata sia dal Carroccio che da Fratelli d'Italia, ha voluto sottolineare la disponibilità dimostrata dai residenti del quartiere. Risulta che intanto non ci sono problemi di convivenza ed anche c'è stata fatta l'osservazione del perché mai sia sorta tutta quella bagarre che è stata fatta, visto che queste persone praticamente non si vedono e non si sentono.